È stato bellissimo andare nel bosco, fare orienteering, ascoltare le radio, tutto. Questa esperienza mi è piaciuta perché ho imparato cose nuove cioè, è stata la mia prima volta che ho dormito in tenda. La giornata si svolge con la sveglia militare e i bambini alle 7 diamo la sveglia, alle 7:30 gli facciamo fare l'alzabandiera e alle 8 la colazione. Poi iniziano i corsi di addestramento che possono riguardare dal pronto soccorso ai gruppi cinofili, la ricerca, allo spegnimento di incendi, tutte cose che vengono rappresentate da gruppi specializzati di nostri gruppi amici come l'Argo per i cinofili e l'antincendio di Villa d'Almè. Noi ci troviamo ad Almeno San Bartolomeo, e la località è il Parco del Roccolone, che è un bellissimo parco immerso vicino al golfo dell'Albenza. Lo scopo è duplice. Da una parte infondere nei ragazzi ancora valori alpini dove noi ci crediamo e vorremmo che continuasse la nostra tradizione alpina. E dall'altra è anche un addestramento tra gruppi diversi che si ritrovano su un tema unico. E questo fa bello anche questa amicizia che ci sono tra noi, tra gruppi, dai cinofili alla Protezione Civile Generale. Questo servizio qua, diciamo, poi viene fatto a turni, comprende quasi 50 uomini per badare a 60 bambini, ragazzi, che sono stati divisi in 4 squadre. Prospettiva del futuro, visto il successo di questa edizione, noi avevamo tanto desiderio di proseguire anche l'anno prossimo, magari facendo intervenire anche la prima media. Ho passato dei bei giorni qua a Roccolone insieme ai miei amici e spero che l'anno prossimo si ripeta.